Allora, Roberto Chiricallo, abbiamo finito pochi minuti fa di presentare questo tuo secondo libro, Com'è bella la vita. Sei ancora emozionato? Io sono sempre emozionato, perché scrivere per me è una cosa bella. E voglio dire una cosa, perché se tu non scrivi, dentro ti senti male. E per me la poesia è una cosa che mi fa stare meglio. Mi svuota dentro tutto quello che ho da dire, però in questa poesia che tu vedi come il titolo è bella la vita, perché ho iniziato con mio figlio che sta qui in braccio a me. Come si chiama questo papà? Si chiama Christian Chiricallo, come suo papà, solo che io mi chiamo Roberto e lui è Christian, e sono contento di viverla questa vita, pure che c'è un po' di difficoltà, e che penso che se non ognuno di noi ci pensasse, la vita può andare avanti, pure nella difficoltà. E invito pure le altre persone, amici, che hanno questa passione di scrivere, di non buttarla così al vento. Bisogna dare un coraggio, perché non bisogna vergognarsi, perché la vita è sempre bella. Hai sentito tante persone che hanno parlato del tuo libro? Ti hanno coperto di elogi, uno ha detto io lo invidio a Roberto. Di tutto quello che hai sentito, cos'è che ti è rimasto impresso, che ti ha colpito di più? Mi ha colpito che quello che ha detto Angelo, perché lui mi ha cresciuto, mi ha visto crescere. Angelo Lunati, l'assessore alla cultura. E penso che non bisogna mai arrendersi, perché la vita ti dà la forza di andare avanti. Io penso che Angelo Lunato, l'assessore, è una bravissima persona, come lo sono tutti, come stasera, che mi hanno riempito di gioia. Pure me, saluto. Grazie. Mi hanno riempito di gioia, perché non bisogna mai arrendersi, perché la vita deve continuare, perché è vero che c'è la tristezza, è vero che ci sono tutte queste cose che io ho scritto, però la poesia è dentro, è inutile che nascondiamo, perché la poesia esce da sola.